Partiti pagliacci. Molto bene con il nuovo codice della strada, molto bene. Per il resto una pagliacciata, quella che ho sempre fatto, la battaglia sugli stipendi sta diventando una pagliacciata. E noi siamo tutti dei pagliacci, ok? Perché anch'io adesso ho fatto la benza qua in Brianza e sono al verde. Perché si dice sono al verde? Perché i portafogli all'interno erano verdi, bene. Adesso si usano le carte, anche la carta è verde. E sono arrabbiato per questa situazione, perché io sugli stipendi ho sempre fatto una battaglia. Ora stanno uscendo i dati, perché ormai non possono più tenerli segreti. Quali sono i dati? È che già gli stipendi fanno cagare e no, sono veramente incazzato. Poi c'è anche una questione che riguarda quello che sta avvenendo adesso nel mondo e non è una situazione simpatica. Mai qualcuno si alza, ascolta Radio Ficarotta, ma ragazzi, qui siamo messi male. Qui siamo al limite, al confine, all'ultimo richiamo, dopo 10 anni di qualcosa che potrebbe diventare irreparabile, catastrofico. E che noi, che siamo una generazione che è nata con Last Christmas e tutti i bar, tutti intafanati, abbiamo vissuto degli anni, insomma, potremmo trovarci dentro una situazione poco simpatica, poi soprattutto gli inglesi, ecco. Però non so se qualcuno capisce, perché anch'io qua parlo di calcio, però vorrei tornare sugli stipendi. Perché tu mi devi spiegare, io che stamattina mi sono alzato col vetro ghiacciato alle 7 di mattina, cioè nel cuore della notte, tra l'altro chiaramente mi viene l'ansia perché io ogni volta che devo fare una cosa mi viene l'ansia, quindi fino alle 3:30 non ho fatto un cazzo, ieri ho fatto una live con Ronaldinho Gaucho, eccetera, quindi ero anche emozionato, poi ora che mangi due cose leggere, vai in branda, ti raspi, insomma alla fine. Era tardi, tardi. E poi mi alzo. Ma che stimolo posso avere per fare una cosa? La riconoscenza di qualcuno nel lavoro? Ma sai a me che cazzo me ne frega a me che uno mi dice bravo? Tanto se sei bravo non te lo dicono, se sbagli te lo dicono e ti massacrano. Ok? I coglioni. Allora cos'è l'unica cosa che mi può salvare? Qual è l'antidoto al dolore, al sacrificio? Perché mi sto sacrificando la mia vita già inutile, già incomprensibile per fare oggi delle cose, sto anche sputando, ma è giusto per fare. Tra l'altro oggi vedrò anche il bauscia che mi dà una mano, cioè farò delle cose e mi danno dei soldi, ma questo trasporto bancario, dimmi se uno può vivere, cioè, dici trasporti bancari, mettili ancora, fai una fila più alta che arrivi fino al Monte Rosa, bastardo. Voi ditemi questo, il tir con questi costi della. Se hai un'attività, cioè ormai l'energia elettrica costa più dello champagne francese e la benzina, se ti muovi, idem. E alla fine tu cos'hai? Uno stipendio che ha un potere d'acquisto, dati ufficiali di oggi, di questi bastardi, del 10% in meno. Si sputo, voglio sputare. A proposito di gente che sputa quando parla, grande Menghi, sono un fallito, devo andare a trovarlo. Non riesco perché credo che il lavoro mi ha stretto, mi ha abbracciato in quell'abbraccio terribile del lavoro che ti abbraccia, non ti molla e tu vorresti scappare. Perché uno si alza la mattina? Perché fa quella roba e gli danno quel grano lì, allora sa che poi riposerà in quel modo e con quei soldi farà quelle cose. Ma se tu mi dai uno stipendio da fame, ma io che voglia c'ho? Perché devo raccontare che faccio il venditore di bibite a domicilio? Perché devo raccontare che quando c'è la neve, guido lo spazzaneve? Perché devo raccontare, ah che bello spazzare le foglie e le lattine dopo un concerto ad autunno all'ippodromo di San Siro? No, uno deve solo dire, ho fatto sto lavoro, ho mandato 3.500, no. Invece qua gli stipendi sono bassi, poi cioè, ti danno il regalo di Natale del cazzo, che è una roba, è un insulto, 100 euro. A questo, a quell'altro, 100 euro. 100 euro. 100 euro. Non c'è 200, 300, 500, 100 euro. Però
devo dire che le aziende sono in attivo, quindi vuol dire che i lavoratori non si ribellano, perché se le aziende sono in attivo e quindi chi le gestisce giustamente, perché io anche da piccolo imprenditore capisco anche chi rischia il buco del culo, che glielo rifanno, glielo ricostruiscono, chi rischia il buco del culo è giusto che venga ricompensato, però ci vuole socialismo, giustizia, e quindi anche chi lavora deve essere compensato, deve partecipare agli utili dell'azienda. Non è che quelli che lavorano hanno degli stipendi da fame, perché non... oggi lavorare costa. Quanto costa a dire? Perché tu lavori per dire che è un lavoro, perché ti vergogni a dire che non è un lavoro, ma tu hai un lavoro ma non hai un reddito. E beh, se uno prende 1.200 diviso 30 giorni sono 40 euro al giorno. Cos'è cazzo è? Lavori anche se lavori a casa hai le spese. E se lavori a casa, comunque, magari se vai fuori di casa d'inverno spegni il riscaldamento, le luci, quindi devi stare a casa, hai sempre le spese. E non ti rimane un cazzo, gli stipendi fanno ridere, basta, è l'unico motivo perché uno si alza e va a lavorare, non c'è nessun merito, non è vero. L'unico merito è che poi prendi, ti danno dei soldi e tu con quei soldi domani, sabato, riposi e ti compri quello che ti serve, vivi un po' meglio, se devi fare una visita non devi andare a rubare in chiesa nelle offerte. Ok, questo è vergognoso, perché se no uno sta a letto, stiamo a letto, basta, domani ci alzi, chi va a lavorare? Nessuno! Perché è così che si fa, se nessuno andasse a lavorare, guardate che in alcuni settori la gente si è rotta i coglioni di certi stipendi, e lo dico io che ho un'attività in cui gli stipendi li do, bisogna alzare gli stipendi, dare i premi, perché la gente se no non deve andare a lavorare, se nessuno va a lavorare, perché in alcuni settori, attenzione, perché la gente fa i calcoli e dice ma come io faccio, cioè sposto la montagna per un pacchetto di sigarette, diceva Blow, Johnny Depp in Blow, cioè ma scusa, ma io faccio tutto un cinema un mese e poi mi arriva 1.350, ma se ne ho spesi 1.000 di benzina a mangiare, ma stiamo scherzando, ma che la gente, perché poi sono tutti fighi, no? Poi vai, siamo nell'epoca dove poi c'è quello che fa vedere che va in giro con la Ferrari, quello che dice che ha vinto Gratta e Vinci, quello il guru che ti vende i corsi per l'allungamento del pene, sono tutte quello che ti dice vai, perché qua se investi così, investi così, ma basta, la verità è che noi dovevamo arrivare a un'epoca devastante per bellezza, cioè il futuro doveva essere macchine al posto degli uomini, benessere per tutti, pace. Per quello che è nata l'Unione Europea, per la pace, invece la pace è finita e i soldi non è che non ci sono, sono spostati sicuramente lontano dalla gente che ne ha più bisogno, cioè tutti questi qua di fianco a me che guidano, io stesso, questi con i camion, tutti quelli che a quest'ora sono nelle fabbriche e negli uffici, non si può più vivere così. Oggi sul Corriere, se lo aprite adesso, venerdì, cos'è, 22? Oggi è il 22 novembre, credo che sia il compleanno del mio amico Catto. Perché oggi, credo che adesso gli farò gli auguri appena mi fermo. Basta, dico questo. Io vi invito, tutti insieme, lo decidiamo, partiamo da qua, non andiamo più a lavorare. Finito. E anche tu che guadagni un po' di più, non pensare di essere, perché oggi guadagni di più perché rischi di più il culo e magari spendi anche di più, e il venditore, quello non gli rimborsa, quello non lo paga, non può funzionare, questo non può essere. Se questo è il capitalismo, aveva ragione Carlo Marx, sta morendo aggrovigliato su se stesso. Io non sono più disposto e non sono mai stato disposto, cioè io non sono mai stato disponibile, quando il lavoro chiama ho sempre risposto assente. E poi a un certo punto non ho più potuto dire che non c'ero, che non ero in casa, ho dovuto dire presente, perché poi le cose, la famiglia, le responsabilità, però io ho ansia,
Io vivo ossessionato dal denaro, dall'ansia. Sto attento anche a quanto consumano le luci dell'albero di Natale. È una vita terribile. Sono stato in una zona bellissima di Milano a parlare con dei ristoratori, mi ha detto una ragazza: qui siamo tutti tecnicamente falliti, perché questi stipendi, questi costi, con questi introiti, questa inflazione. Ma voi sapete quanto costa un litro di latte crudo? Sapete quanto costa la panna? Sapete quanto costano? Sapete che c'è la crisi del cacao, del caffè? Sapete quanto costano i pistacchi? Ma io vi dico la verità, sapete che i pistacchi ci vogliono 15 anni per piantare una pianta di... prima che la pianta di pistacchi faccia, io non li mangio i pistacchi, però per dire li vendo anche col gelato i pistacchi, ok? Vi faccio questo esempio, poi non vi rompo più i coglioni. I pistacchi per produrli su un albero ci vogliono 15 anni. Non è che pianti una roba dopo 3 mesi ti caghi i pistacchi. 15 anni! Ok? Allora, c'è una grande crisi di pistacchi. Vabbè, ci sono in Turchia, quelli in Medio Oriente, eccetera, nella zona, però c'è una grande produzione in Sicilia di pistacchi, ma c'è talmente tanta richiesta che è successo il finimondo con i pistacchi. Perché? Perché adesso il pistacchio, l'avete visto anche voi, lo mettono nei brioche, nei pandori, lo mettono anche sotto i coglioni. Tu sotto i coglioni c'hai la crema di pistacchio, va bene? E quindi i pistacchi sono richiestissimi. E in più il raccolto, in più la richiesta, e cosa è successo? Che i pistacchi, mentre le nocciole costano di più, anche le nocciole, voi sapete chi usa il 40% di nocciole nel mondo? La Ferrero. Cioè, nel mondo raccolgono le nocciole, no? Che Sud America, beh, a parte quella piemontese, ci sono le nocciole del Cile, cioè, ci sono delle situazioni nel mondo che voi non avete, cioè voi, molti di voi magari sì, sono più bravi anche di me, ma situazioni che non sono più, cioè il costo dell'energia, il costo delle materie prime. E se io vendo un cono nocciole e pistacchio, oggi dovrei venderlo a 7 euro, ma non posso. Allora, o chiudo un lavoro o ci perdo. Ecco perché dico lavorare costa. Così come fare il dipendente, però i dipendenti devono smetterla di andare a lavorare. Basta, deve fine! E chi raccoglie il pistacchio e chi lo lavora deve chiedere di più, e poi soprattutto devono essere alzati gli stipendi. Perché sennò la gente non può comprare le cose che aumentano, ma che non aumentano per colpa di chi le vende. Veramente. Poi c'è un sacco di gente che se ne approfitta, perché poi l'inflazione sta scendendo, i prezzi no. Io sono veramente, guarda, veramente, io sotto l'albero di Natale vorrei trovare, vabbè, a parte il biglietto della lotteria vincente, ma proprio per uscire da questo circolo vizioso. Io non lo so cosa farò, ma sono vicino a prendere decisioni estreme. Io non sono più disposto a sacrificare la mia vita per alzarmi a questa ora alle 7 di mattina, anche alle 8 nel cuore della notte, a parte che poi il traffico, i pedaggi, sono le 10, sono a Monza, sono partito con la neve, qua sembra sono i Caraibi, non anche il clima, non... Vabbè, comunque io vi saluto cordialmente, non tocco il treno, anzi mi giro, stacca pure il video e io dico solo una cosa e... mettiamoci d'accordo, domani non va più a lavorare nessuno. Io sono sicuro che ci telefonano a casa quelli che nelle aziende si prendono i dividendi di miliardi di euro e ci dicono: no, in effetti qualche soldino è avanzato per voi che lavorate. Quanto vuoi? Guarda, mi davi 1.500, adesso ne voglio 3. Se no, sai cosa c'è? La mattina il cappuccino te lo fai te, la macchina tecnica la fa là, ci vai tu in fiera, guidi tu il camion. Bastardi di merda. Stop.